ci siamo, sì. L'ultima la terza serata della seconda giornata del dodicesimo. Allora venerdì. Ci siamo, è venerdì. Siamo a fine settimana, si sta, così vede. E c'è l'ultima partita da giocare, l'ultima partita del secondo turno. Volevi dire quello? Che ho detto io? Cosa non hai detto? È lì di complicato. Chi gioca, diccelo te. La prima partita. Sei preparato? Quella contro quell'altra e. No, a parte gli scherzi. Quercciola, la grande Quercciola contro Massarella. Sì, del girone. Certo, girone B. Sì. E a seguire il derby. Il derby, attesissimo derby tra Ferruzzi e Cappiano. Quindi. Che dire? Ci vediamo più tardi. Vediamo come andrà a finire. Ciao. Sarà dura stasera? Sì, sarà dura perché loro comunque sono una bella squadra, hanno vinto la prima partita e però noi non molliamo, noi ci crediamo, non siamo da meno e siamo carichi al 100%. E sono molto fiduciosi, i ragazzi hanno lavorato bene. Bene? Sì, perfetto. Dai, bocca al lupo, seguito a noi. Sì. Ci sei questa sera, forse non ci sarai le prossime, ma è importante stasera. Stasera è importante, abbiamo vinto la prima, questo è molto importante perché la prima, come si sa, la vita dei tre punti per la sì. E stasera io e Rico daremo la mano a questi ragazzi, alla Quercciola, la nostra contrada per vincere, speriamo. In bocca al lupo. Grazie.
Ma qua abbiamo la famiglia del Bond, lui che ha portato momentaneamente in vantaggio Massarella, ma poi è finita 1-1 il primo tempo. C'è ancora il secondo, dai. Ancora il secondo. Una dichiarazione a caldo? Benissimo, mi sembra che abbia detto, abbia detto abbastanza e sintetizzato il concetto. Bravo. Bravo papà. Bene, con questa vi salutiamo e vi diamo la puntata. Ciao. Tutto sommato un risultato che per ora non premia un grosso punto per ora. Però a voi va bene. Vabbè, i ragazzi nuovi, di belle speranze. Come vedi io sono qui oggi, certo. Contento. Avevi detto che... No, dai, un passo a 9 leve, poi io se perdo a me perdo un po'. E cosa pensi succederà nel secondo tempo? Una partita equilibrata, una partita dove loro c'hanno Angerame che è tanta roba. Ma voi avete sprovvisto? Sì, però è andato ora, non sta tanto bene, mi sembra. Poi loro hanno ancora le finali, Enrico è rientrato, vediamo. Vediamo, via. Ciao. Ciao. Che la dice lunga e che l'ha ripreso. Sì, facile. La dice lunga sulla sua forma fisica. Stasera? Partito dopo, ne parlo dopo. Perché... Ma dopo, ora? Dopo è troppo facile, stanno tutti, no? Appunto. Non di cazzare, non di cavolate. Bene, grazie di questa importante intervista in rincorsa, di rincorsa, come si può dire in gergo paliesco. Non ti faccio dire altro perché mi sa che hai detto anche troppo e quindi ciao, in bocca al lupo. Non cercarvi a caso, non cercarvi fra i tanti. Allora, uno solo e unico. Cerca, come stasera, come
come siamo messi? Il derby è sempre una partita importante, anche stasera ti raccontavo, però insomma vabbè, ma quello che ti posso dire, Leo, guarda, la sento anch'io non essendo un pieno controdaiolo, perché ti trasmette una grande emozione come partita, e io sono convinto della squadra che siamo, e credo che stasera faremo molto meglio della prima, anzi ci riscatteremo. Bene, questo è il mio parere. Bocca al lupo, ciao. All'anno e lo voglio immortalare, ci voglio... lo voglio immortalare così in questo momento che è importante, perché c'è un derby da giocare, un derby da vincere. Ciao. Che mi ha detto il tuo parere su Cappiano. Allora dimmi che è il tuo parere su Ferruzza. Su Ferruzza in generale. Ora io ho chiesto di parlare in siciliano, perlomeno non si capiva. Vabbè, parere sulla Ferruzza. Andiamo qua già sempre, no? È tranquillo. 1-1, dai, come secondo te? No, parere sulla Ferruzza, vabbè, si rispetta perché è una contrada. E già qui ho fatto il complimento. No, vabbè, io ti sei allargato. Mi sono allargato, sì. No, niente, vabbè, dall'altra parte quando è la nemica si prende, da tale va considerata. Io è una contrada che no,
Vabbè, parlami sta piano, dai. Faccio fatica a parlare. Dai, parlami di capitano. Stai misurando troppo le parole, esatto, mi vedo che le cercavi. Dai. No, il capitano per questo calcetto sono contento perché tutti i ragazzi giovani, vogliosi, ti mettersi in molta, si è cambiato la squadra, comunque sono 25, un pochi ragazzi che superano 25 anni, 24 ecco anni. Stiamo facendo bene, speriamo nel secondo tempo comunque di onorare la maglia e di uscire a testa. Vai, perfetto. Secondo me è la squadra più forte del girone. Vabbè, e ce la giocheremo, faremo del nostro meglio. Si starà a vedere, tanto le partite fatte tutte da 0-0. Siamo tutti fatti di campo. Va bene, grazie mille. Conclusa, sì, finita con il pareggio del derby. Nel derby appunto tra Ferruzzo e Capriano, 2-2 della terza partita, seconda. Se no come all'inizio. Vabbè, ma volevo rinfilarlo. Insomma. Quindi con ordine. Hai detto una cosa brutta. Gestisci le parole. Comunque. Dai. Non scherziamo più. Prima partita, come è finita? Non siamo qui a, come si dice, a pettinare le. Ma io non pettino niente, non da un a pettinare le mani. Dai. Seri, entriamo nella parte. Allora, 2-2 tra Capiano e Ferruzzo. Allora, la prima partita si parlava, poi c'è il tabellone luminoso lì. Troppo vivo il risultato. La seconda partita come finita, il derbissimo. 2-2. Il derby dell'Usciano. No. Cioè, il derby del. No, vabbè. Poi 2-2, Ferruzzo e Capiano. Invece la prima partita vinta da Perciola che con questa seconda vittoria ampiamente passa. Sì, è già passata. È la prima contrada qualificata ufficialmente. Sì, assolutamente. Quindi 4-2, diciamolo, il finale. Sì. La con prossima, un super Conti, un ragazzetto. Un incontenibile Conti una new entry del Perciola gli ci voleva, quindi. Sì. Sarà interessante vedere l'ultima giornata perché a quel punto lì si qualificheranno tutte. Certo, tutte quelle che avranno diritto di farlo, quantomeno. Ma è tutto in bilico. Primo, secondo posto, terzo posto, quindi. Che dire, ci vediamo settimana prossima. Prossima settimana, lunedì. Lunedì, martedì, mercoledì. Sì, di fila. Vedi. E mentre il buon Savia ci guarda. Ci saluta. Noi. Eccolo qui. Buonasera. E vi salutiamo da Leonardo Innocenti e Giacomo D'Azzeri. Buonanotte. Ciao.